Questo programma è offerto da Tecnocampus. Martedì 26 febbraio, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi alla rassegna stampa offerta come ogni mattina da Tecnocampus. E cominciamo subito a vedere quali sono i fatti in primo piano, considerando che ieri ci sono stati gli scrutini in Sardegna per l'elezione del governatore. Si è presentata una situazione ribaltata rispetto a quella che era stata mostrata dagli exit poll, che vedevano affiancati centrodestra e centrosinistra. Rimane comunque il Movimento 5 Stelle molto molto indietro. Insomma, abbiamo tante notizie, tanti elementi, tante situazioni che oggi possiamo raccontare e sviluppare insieme, soprattutto adesso partendo dai quotidiani nazionali, e cominciamo a vedere che cosa e in che modo racconta l'informazione il Corriere della Sera proprio in questa giornata. E vediamo che infatti vince il centrodestra, caos 5 Stelle. L'exit poll smentito, Solina si è eletto con il 47,8%, la Lega non sfonda. Salvini, siamo 6-0 sul PD e i Dem sono il primo partito. Lista Movimento 5 Stelle invece sotto il 10%. L'ira di Grillo su Di Maio, pronto un direttorio, ai fico, viva la democrazia. E infatti questa è la situazione che si presenta all'indomani delle elezioni in Sardegna, e tante sono le polemiche in corso, ma tante soprattutto quelle che sono le vicissitudini che riguardano i vari partiti. E ancora vediamo il personaggio, i guai futuri del governatore. Infatti da ieri i sardi sono anche un po' lombardi. Il contributo di Salvini e della ex Lega Nord è stato infatti davvero determinante per la vittoria di Christian Solinas, il primo sardista alla guida dell'isola 30 anni dopo Mario Melis. Solinas ripete che il legame con la Lega è storico e radicato, ma sarà chiamato ovviamente a sfide non facili. Ancora andiamo a vedere l'editoriale, calcoli sbagliati, e infatti quando il presente delude il passato risplende, perciò questi sono tempi di Amarcord, Salvini ricorda con struggimento le cabine telefoniche con i gettoni, Di Maio riscopre le virtù del comitato centrale e della forma partito, prima o poi riaprirà le frattocchie, e gli elettori sembrano avere nostalgia del vecchio bipolarismo destra-sinistra, proprio quello che l'autoproclamata Terza Repubblica aveva dichiarato sepolto e ormai sostituito da un nuovo bipolarismo tra popolo ed elite. E insomma si ritorna un po' indietro, ma si sa, ciò che è vintage piace sempre, e anche in questo caso, anche nella politica, le vecchie sfide, soprattutto quando si parla di centrodestra e centrosinistra, sono sempre in primo piano. Ma continuiamo a vedere quali sono ancora le notizie proprio su questa prima pagina del Corriere della Sera. Vialli, l'ironia e il coraggio, mi preparo di più che da giocatore. L'ex campione racconta la sua malattia, infatti dice: mi sto preparando meglio di quando giocavo a calcio, dovrete sopportarmi. L'ironia e il coraggio di Gianluca Vialli, il campione che sta lottando con la malattia, premiato per il bello del calcio, il ricordo di Giacinto Facchetti. E ancora continuiamo a vedere sempre questa prima pagina, scendiamo nella parte centrale, ci spostiamo a Hollywood, vediamo le statuette, gli Oscar, Green Book, miglior film, statuetta a Colman e Malek, gli Oscar dell'antirazzismo decisi con il manuale Cencelli. E infatti nella serata che è stata definita antirazzista di Hollywood, dove tutto sembra essere stato deciso con il manuale Cencelli, l'Oscar va a Green Book, la migliore attrice è Olivia Colman per La Favorita, a Rami Malek la statuetta di miglior attore per Bohemian Rhapsody. E ancora continuiamo sempre sul tema del governo, Trial sia alla TAV, negare i patti danneggia l'Italia e chi investe si allontana, questo dice il ministro. Infatti il ministro dell'economia Giovanni Tria si schiera a favore della TAV, la linea per il treno ad alta velocità Torino-Lione. Non mi interessa l'analisi costi-benefici, il problema non è la TAV, il problema è
perché nessuno verrà mai a investire in Italia se il paese mostra un governo che cambia e non sta ai patti, cambia i contratti, cambia le leggi e fa retroattive. Questo è il vero problema, secondo il ministro, che aggiunge: bisogna portare avanti l'economia italiana. Immediata la replica del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. C'è un contratto di governo, si attenga a quello. Ed infine vediamo nella parte bassa della pagina, il piede di pagina, cerco bambino con gli orecchioni. Dopo una certa età, poche cose hanno ancora il potere di stupire, come imbattersi su Facebook nell'appello di Fabio Franchi, ex medico allergico ai vaccini, che dice: sto cercando un bambino, bambina, volontario, che abbia la parotite in atto per un esperimento. La parola esperimento vicino alla parola bambino procura istintivamente brividi di inquietudine, e a lenirli non basta lo stucchevole scrupolo di genere. Prima il maestro di Foligno, che umilia l'uomo nero davanti alla classe spacciandolo per un esperimento, adesso il guru Novax a caccia di piccole orecchie dolenti per i suoi fini misteriosi. Ma che cos'è questa smania di mettere in mezzo i bambini? Non potreste sperimentarvi tra voi, dice appunto questa mattina Gramellini. Continua la lettura. Non posso spiegare più di tanto, per ora invito al passaparola. Nota bene, non ho intenzione di fargli alcuna iniezione, il tono è complottista, non posso parlare, il nemico ci ascolta, ma dal contesto si intuisce che l'esperimento punterebbe a dimostrare l'inutilità dei vaccini. L'invito al passaparola serve invece ad accentuare la sensazione di appartenenza a una setta ribelle, perseguitata dalla medicina ufficiale. Quanto alla promessa che non ci sarà nessuna iniezione, sembra fatta apposta per tranquillizzare i bambini e col terrore del lago, un po' meno gli adulti col terrore dell'ego, che si ostinano a pensare che la ricerca si faccia nei laboratori e non alla chetichella su internet, appunto come i siti porno. Questo è quello che racconta questa mattina il buon Gramellini, che invita a stare attenti, ma soprattutto a vedere quello che accade sulle pagine Facebook, dove sembra davvero che i vaccini siano il nemico e la sanità rappresenti un buco sociale. E ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, andiamo a vedere questa mattina come ci racconta i fatti La Verità, e vediamo che a proposito delle elezioni in Sardegna dice proprio così: sono sardi, mica sordi. Elezioni regionali con risvolto surreale: per 24 ore sulla base degli exit poll si è commentata un'inesistente rimonta del PD. Gli elettori ricordano benissimo le promesse mancate e hanno votato in massa per il centrodestra, ma le 5 Stelle però il governo non rischia. E ancora nella parte centrale, i genitori di Renzi torchiati 4 ore, si spacca il fronte della difesa e continuano le accuse. E intanto continuiamo a scendere, abbiamo 5.569.000 lavoratori sottopagati. E questo è il rapporto 2018 che conferma che nel nostro paese c'è un problema di retribuzioni e che i giovani fuggono. Con la moneta unica ogni italiano ci ha rimesso 73.000 euro, ogni tedesco ne ha guadagnati 23.000. E anche su questo si potrebbero aprire mille fronti, mille polemiche e soprattutto mille situazioni, visto che il punto fondamentale è chi ha lucrato sul passaggio dalla lira all'euro. Ecco, dopo questa domanda vi lascio riflettere e andiamo avanti. E ancora vediamo: dopo Marella, Fiat è finita la dinastia che ci ha spremuto, flirtando con la sinistra. Ovviamente ci stiamo riferendo alla morte di Marella Agnelli. E ancora il caso Foligno: gli insegnanti sono assunti per insegnare, non per fare esperimenti. Ancora una volta in primo piano proprio quanto è accaduto in una scuola di Foligno, dove un maestro ha messo alla berlina un ragazzino di colore e poi ha detto no, era semplicemente un esperimento, non c'era nessun fine razzista, anzi proprio il contrario. Eppure l'insegnante, non per dare giudizi, ma credo che il ruolo dell'insegnante sia proprio quello di insegnare ciò che va e ciò che non va, e questo sembrerebbe proprio non andare. E ancora vediamo nella colonna di destra quel patto che somiglia a una resa alla tecnologia, quella che viene definita la crisi della Chiesa. Ci stiamo riferendo ovviamente al summit anti pedofilia, tutta la colonna di destra è dedicata a questo, e lo scandalo Chierichetti dirà se il Papa fa sul serio. Ecco, scusate, ancora una volta una situazione che si ripete nell'ambito della Chiesa Cattolica, un annuncio che viene fatto da Papa Francesco che dice facciamo pulizia, e di contro le varie polemiche proprio su situazioni che nel tempo sono sembrate sempre più eccessive. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo sul Libero: Salvini vince ancora, Movimento 5 Stelle spira e dietro il PD, il candidato leghista infatti trionfa in Sardegna, e il centrodestra conquista la quinta regione in un anno.
Alfano, 5 Stelle si ferma al 10%, sorpassato dai Dem, Di Maio è finito, ha sbarrito la Sindresi. E Matteo, chi lo ferma più? E nella parte centrale della pagina, Alemanno formigonizzato, 6 anni di galera all'ex sindaco di Roma, il secondo sindaco condannato, per questa volta parliamo di corruzione, i giudici negano i domiciliari al Celeste. Ed ancora ecco quanto hanno smenato gli italiani, in 20 anni di moneta unica ciascuno ha perso 74.000 euro. E dalla Cina vediamo che ci sono nuovi spiragli, visto che cerca di colonizzarci, noi però non ce ne rendiamo conto. E questa è la minaccia che viene dall'Oriente, ovviamente noi ci lasciamo assolutamente colonizzare, visto che siamo sempre più aperti al popolo cinese, non per una forma di ostentato razzismo, ma semplicemente perché ci troviamo ad acquistare nei negozi dove reputiamo che le cifre siano sicuramente più basse rispetto alle altre. Dopodiché, dopo aver fatto ciò, ci lamentiamo che quelli che noi definiamo stranieri vengano in Italia e ci colonizzino. Insomma, abbiamo sempre questa duplice versione: da un lato ci lamentiamo, dall'altra accogliamo, ma non accogliamo in maniera seria e sincera, ma semplicemente lasciamo che siano gli altri a speculare su di noi. Insomma, questa è un po' la nostra doppia moneta, doppia faccia. Ci si fida sempre meno dei candidati grillini per ritornare alla politica. Questo è quello che è emerso appunto dalle votazioni in Sardegna, che hanno destinato a una quota inferiore al 10% proprio al Movimento 5 Stelle. Ed ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. La destra si prende la Sardegna. Flop Movimento 5 Stelle, che ora cambia pelle. E gli exit poll sballati, PD primo partito, Zedda fermo al 33%, Salvini però non sfonda. E Cristian Solina sei nuovo presidente della regione autonoma con il 48%, i grillini perdono circa 300.000 voti rispetto alle politiche, e Di Maio domani su Rousseau, i referenti regionali e per la segreteria. E ancora vediamo Tria, assist pro Tav alla Lega, i 5 Stelle, contratto tradito. E ancora vediamo che cosa accade al PD, che si dovrebbe, secondo il titolo di questo quotidiano, ora il PD si apre ai temi grillini per separare Di Maio e Salvini. Credo infatti che l'elettorato, secondo Massimo Cacciari, l'elettorato 5 Stelle dovrebbe ormai porsi il quesito. L'alleanza con la Lega di Salvini può essere ancora considerata un'inevitabile coalizione di governo, o si tratta del primo balbettante passo verso intese di carattere strategico? Ed ancora vediamo qual è il rischio 5 Stelle: perdere il voto utile a restare con i voti inutili. E intanto i Dem tentennano e ricadono nella pisapite. E nella parte centrale della pagina, i due Renzi sotto torchio per 6 ore, ma l'iPhone di Tiziano resta tabù. Come nel caso Consip, la procura non chiede assolutamente il sequestro del cellulare. E i genitori dell'ex premier hanno spiegato che le accuse di bancarotta e false fatturazioni sono un semplice errore. Non abbiamo commesso alcun reato, e hanno chiesto la revoca dei domiciliari. E intanto Alemanno si becca 6 anni, corrotto da mafia capitale. Ed infine, i genitori del ragazzo ucciso, Salvini gli ha dato del rapinatore, e questo sul tema della legittima difesa. Ed ancora l'Istat, dietro il record di occupati, crisi infinita, lavoriamo quasi 2 milioni di ore in meno che nel 2008. Questo è l'allarme che viene lanciato nel report dell'Istat, e che rappresenta uno specchio di quelle che sono le nostre ore lavorative rispetto agli anni passati, e soprattutto vediamo quali sono effettivamente i contributi e i compensi che riceviamo per la prestazione, ovviamente ottemperate. Ancora andiamo a vedere le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sul quotidiano romano Il Tempo, e vediamo che anche qui ci troviamo nel governo sotto le macerie a 5 Stelle in seguito all'elezione per il governatore in Sardegna, dove vince il centrodestra, ma la Lega è preoccupata della caduta del Movimento 5 Stelle sotto il 10%. Nella cerchia di Salvini si sussurra: Di Maio non tiene più i suoi, qui in Senato balliamo. E ancora vediamo che anche a Roma la serrata dei commercianti contro la ZTL, esercenti e albergatori, contro l'idea di Virginia Raggi di posticipare la chiusura dei varchi. E continuiamo a scendere su questa prima pagina: Tria sposa la TAV, insorgono i grillini. E ancora alberi crollati, giù un pino in centro sempre a Roma, paura e 2 feriti a Viale Mazzini. E per quanto riguarda la sentenza per il blitz alla Romania, raid e rissa a Roxy Bar, a Casa Monica 7 anni.
Infine, per lo sport, nella parte bassa della pagina, all'Olimpico c'è il Milan per la semifinale d'andata, Lazio col diavolo in Coppa Italia. E ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani, andiamo ad esaminare adesso il giornale, traballa il governo, secondo questa testata, terremoto elettorale in Sardegna, l'alleanza va in crisi, Grillini a picco dal 42 al 9% e Salvini fermo al 12%, alta tensione e vertice d'urgenza. Tria difende la TAV e i ministri del Movimento 5 Stelle intanto impazziscono. E ancora vediamo cambiare strada prima che sia davvero troppo tardi e povero Gigino da fenomeno a capra espiatorio, a questo è quanto annuncia appunto questo quotidiano. Intanto Conte stecca, l'esecutivo non rischia, lo vediamo nella foto mentre gioca appunto a biliardo. Intanto Berlusconi, noi maggioranza naturale, la vittoria alle regionali, le nuove prospettive nazionali, il Cavaliere esulta per Salinas governatore e dice buon governo premiato. E infine vediamo proprio nella parte bassa della pagina l'Oscar finisce al cinema corretto e il welfare di Hitler funziona ancora sempre secondo il giornale. Ed infine nel mio team vorrei avere un altro Vale e un altro me, questo è quanto viene dichiarato da Max Biaggi sempre per lo sport e il moto mondiale. Ancora continuiamo a vedere le notizie in prima pagina, però prima di andare avanti vi lascio a qualche momento di pubblicità, non andate via, ritorniamo subito dopo. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Uno dei più ambiziosi programmi italiani per la trasformazione di uno storico quartiere, simbolo dell'industrializzazione in un luogo all'avanguardia per lavorare. Tecnocampus nasce dal progetto di riconversione dell'area industriale dismessa nel 1989 dalla fabbrica Pisana S.P.A. del gruppo francese Saint-Gobain. Un progetto che ha saputo rispettare l'architettura originaria del luogo, rendendola perfettamente funzionale alle attività di un terziario avanzato. Tecnocampus è un luogo vitale. L'albergo, con il suo centro congressi da 1200 posti complessivi, offre oltre 2500 metri quadri di aree espositive. L'attività convegnistica è destinata ad espandersi ulteriormente con la prossima apertura di un secondo centro congressuale da 2000 posti. A Tecnocampus si è tenuta la nona edizione del Forum Internazionale della Piccola Industria e ha ospitato l'Italian Film Market, la sezione del Drake International Film Festival riservata agli scambi di progetti e film. Tecnocampus offre uffici per realtà piccole, medie e grandi e permette di modulare gli spazi secondo le esigenze del cliente. Un centro facile. Chi sceglie Tecnocampus ha davanti a sé un unico interlocutore che faciliterà al massimo le operazioni di insediamento. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo pronti per vedere gli altri fatti in primo piano sulle testate nazionali. Ci spostiamo adesso sul quotidiano Repubblica e vediamo anche come questa testata oggi ci riporta i fatti delle giornate scorse. E infatti vediamo 5 Stelle ai minimi, processo a Di Maio, Salvini non tornerò con Berlusconi. In Sardegna vince il centrodestra, Grillini all'attacco di Tria, il leader leghista lo blinda, fiducia in lui. Ed è un conflitto dei due governi, così come raccontato in questa pagina, mentre comunque il governo dice assolutamente no. E ancora vediamo nella parte alta della pagina, si torna a parlare di reddito di cittadinanza, chi ne ha diritto, come chiederlo, che cosa prevede, una guida completa e
9 giorni dal via alle domande. Infatti manca davvero poco per poter richiedere il reddito di cittadinanza e poter vedere quali saranno i riscontri. E ancora riprendiamoci la storia, non va cancellata dalla maturità, l'appello di Liliana Segre al ministro, proprio perché c'è un dibattito su questo argomento. Ed ancora continuiamo a vedere nella parte centrale della pagina, il ladro in ginocchio poi la fucilata, la vera storia del giustiziere Peveri e il racconto in una vignetta di quello che viene raccontato. Infatti guardate la vignetta, il razzismo non finirà mai? La risposta è questa, no, se insisti a essere nero. E ancora vediamo gli Oscar nel buio dell'America, un Oscar che questa volta ha lasciato il segno anche perché rappresenta tutto ciò che in America sembra essere il contrario di tutto, ossia l'antirazzismo. Ed ancora vediamo nella parte bassa della pagina, i ragazzi italiani del clima, adulti, non vi crediamo più, dicono appunto proprio in questa visione e sono pronti già uno sciopero il prossimo 15 marzo. Ed ancora vediamo nella colonna di destra, da Alemanno a Casa Monica, la Roma decaduta, con tanti arresti e soprattutto tante scoperte inquietanti. E ancora ci trasferiamo su un'altra testata nazionale, questa volta andiamo a vedere Il Mattino come racconta i fatti e partiamo proprio dall'alto della pagina. Marsiglia 1943, piccola Napoli, quel pogrom fu un crimine contro l'umanità. Ed ancora la grande sfida, parliamo di calcio, febbre da Napoli Juve in un giorno venduti, pensate un po', già 20.000 biglietti. E la grande sfida sempre su Napoli, minuti giocati e gol, nessuno come Milik, il polacco, all'assalto dello scettro di CR7. E continuiamo a vedere la prima pagina, cominciamo proprio dall'alto, la guerra dei clan ai pizzaioli star nel cuore di Napoli e infatti dopo Sorbillo ancora spari nel cuore di Napoli contro il locale di Di Matteo. Infatti i clan puntano sui simboli dei locali storici, a quelli più conosciuti e gettonati dai napoletani e dai turisti che affollano il centro storico. Puntano agli imprenditori dal cognome prestigioso conosciuti in tutto il mondo e molto attivi sui social. Dopo la bomba di Sorbillo, gli spari infatti contro la pizzeria di Di Matteo. E ancora il parroco di Forcella che dice basta con le passerelle della finta solidarietà. A parlare Don Angelo Berselli, il parroco di Forcella, una vita dalla parte degli ultimi che ha insegnato al parroco a non rassegnarsi, basta con le passerelle della finta solidarietà. E in questa immagine vediamo Clinton quando è stata a Napoli che ha mangiato appunto una pizza di Di Matteo. E ancora vediamo l'intervista proprio al pizzaiolo, sparano ogni sera, qui abbiamo paura, lo Stato a questo punto ci protegga, non faccia semplicemente promesse vane. Ed ancora da quando venne Clinton tutto è peggiorato, ma dice io non posso mollare. Questa è la situazione. Sempre più combattiva, sempre più minacciati dalla camorra e comunque da qualsiasi forma di velleità, e i pizzaioli, insomma gli imprenditori napoletani, si sentono sempre più impauriti, ma soprattutto sempre più in difficoltà perché non si sentono protetti. Ed ancora vediamo nella parte centrale della pagina, torniamo sull'argomento con cui abbiamo aperto anche gli altri quotidiani, frane al Movimento 5 Stelle, processo a Di Maio, la Sardegna al centrodestra, Solina stacca Zedda, 5 Stelle sotto il 10%, cresce la fronda interna, ma Salvini avverte Forza Italia, non sarò io a mettere in difficoltà l'alleato e Conte, il governo non rischia. E ancora vediamo il gran ritorno delle coalizioni, adesso capite come mai molti paesi non utilizzano più gli exit poll, perché complice lo scatto temporale tra la chiusura delle urne e l'inizio del conteggio, essi consentono previsioni che poi risultano poche ore dopo pare puri esercizi di fantasia. E ancora le stelle cadenti senza un leader, il tracollo dei 5 Stelle non avrà conseguenze immediate sul governo, questa è l'unica affermazione attendibile che Di Maio e Salvini pronunceranno affannosamente in questi giorni, per il resto a quanto pare cambierà tutto. Ed ancora i nodi irrisolti, si continua a parlare di TAV, Tria dice no TAV, investitori in fuga, reddito, la partenza è in alto mare, intanto in retroscena la rivoluzione di Luigi per zittire il dissenso,
20 coordinatori regionali nominati dai vertici del Movimento e revocabili in qualsiasi momento. Saranno loro a portare la linea ufficiale del Movimento 5 Stelle sui territori. L'ala ortodossa teme però di finire schiacciata e parla di ovviamente di minoranza. Il nuovo direttorio avrà anche il compito di reprimere i focolai di rivolta. Ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Nella parte bassa della pagina si parla anche qui di Oscar Hollywood, con gli Oscar la consacrazione di Netflix. I premi e Green Book, il miglior film, ed ancora la polemica. Malek, pseudo Mercury, non si può premiare chi canta in playback. I dubbi del rock and roll si aggiudicano quelli del cinefili. Ci si può dare l'Oscar a un attore che interpreta un cantante, però in questo caso non cantando ma semplicemente usando il playback. Questa è la domanda che viene posta un po' a tutti e che vi giro. Voi che cosa ritenete opportuno? Che chi canti in playback non possa interpretare il ruolo di un mito della musica, oppure sì? Noi non ci mettiamo lingua, ma lasciamo la parola a voi. Continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sul Manifesto e vediamo nella parte centrale della pagina Sardi di fine stagione. Anche la Sardegna dopo l'Abruzzo va al centrodestra. Cristian Solinas col 47,8% dei voti è il nuovo presidente della regione. La Lega non vola. Massimo Zedda al 33% traina il centro-sinistra. Il PD ai minimi termini. Altro flop nel Movimento 5 Stelle, il candidato all'11%, la lista tracolla al 9%. Ed infine nella parte bassa della pagina, eccoci qua con le novità per quanto riguarda le automobili diesel al bando Milano Cambiaria, inquinamento il capoluogo lombardo come Parigi e Madrid dice no adesso al diesel. E gli italiani in fuga dalla crisi, in 10 anni triplicati gli emigranti. Ancora continuiamo a vedere le notizie proprio che arrivano dalle testate nazionali, ci spostiamo adesso sul quotidiano La Stampa ed andiamo a vedere che cosa ci racconta Berlusconi a Salvini. Ora rischi tu, gli dice il premier, dice il vicepremier, dice il presidente Berlusconi al vicepremier. E ancora la Lega non tornerà ad Arcore. Insomma, c'è questo dibattito aperto tra i due esponenti dei due partiti, Forza Italia dall'altro canto il partito di Salvini, la Lega, e ci si trova ancora in una forte ostilità, anche se c'è un'alleanza sempre continua. Ed ancora vediamo nella parte centrale della pagina Trump, Kim, il summit che può far venire la guerra di Corea o comunque la può far terminare. Welcome to Vietnam. E ancora al Sisi sfida l'Unione Europea, per noi è legittima la pena capitale. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano alle prese con il nuovo bipolarismo. Ecco, da questo si parte nell'ambito della politica, sembra davvero un ritornare alle origini quando la sfida era tra centrodestra e centrosinistra, ma dal Movimento 5 Stelle arriva una risposta contraria, anche perché, dice Di Maio, i risultati delle regionali non inficiano su quello che è il voto politico, anzi assolutamente no. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo sul Sole 24 Ore dove vediamo che c'è un'intervista a Conte. L'Italia deve correre, adesso abbiamo avuto tanti cambiamenti, abbiamo avuto tante situazioni pregresse, si va avanti, ma adesso veramente c'è necessità di una marcia in più e cominceremo a correre, questa è la parola di Conte. Ancora vediamo che i mercati comprano, Italia spread giù al 2,66, piazza affari più 0,86%. Ed intanto vediamo nella parte centrale le sfilate di Milano che staccano anche Londra e New York. Ed infine nella parte bassa della pagina, aumento dei dazi rinviato, Trump prolunga la tregua con Pechino. Insomma, ancora fortunatamente c'è tempo per questo cambiamento, se effettivamente ci sarà lo vedremo anche questo nel tempo. E ancora ci spostiamo su un altro argomento che è quello sportivo, come ogni giorno, che ovviamente tiene sempre più gli italiani in primo piano, e vediamo con il Corriere dello Sport, Lazio, Milan, Coppa e Falcao. Stasera la prima semifinale alle 21, Immobile Piatek, la sfida dei gol, ma le due società si contendono Radamel che ieri era nella capitale. E ancora vediamo nella parte centrale una grande polemica, ha variato
E infatti Marotta, parole di fuoco, a Firenze l'errore più grave da quando c'è la tecnologia, l'Inter ha subito un danno irreparabile, abisso fermato un mese senza arbitrare. Ovviamente questo è quello che si è verificato nei giorni scorsi, Serie A nel caos, sotto accusa l'uso della moviola, che doveva essere l'elemento portante per eliminare tutti i dubbi e tutte le ineguatezze, e invece risulta essere ancora una volta un elemento di forte contrasto. E nella parte bassa della pagina Icardi, Juve o Napoli nel futuro, bufera su Maurito che non vuole lasciare l'Italia e Perisic diventa il leader nerazzurro. E ancora vediamo nella parte più bassa Manolas di Fraspera, la Roma in ansia per il centrale ma i controlli alla caviglia sono confortanti, il derby adesso è possibile. E ancora la pace firmata tra Kepa e Sarri dopo la lite in Coppa, portiere e tecnico si chiariscono, domani il Tottenham diventa un vero e proprio esame. E ancora vediamo una prima pagina di un quotidiano sportivo, ci spostiamo su Tutto Sport, Inter Marotta furioso, abisso, danno enorme dopo l'incredibile rigore di Firenze. E ancora Vialli carica la Juve, alziamo la Champions, il premio Facchetti e il coraggio contro il cancro. E nella parte centrale della pagina Allegri lascia, Galeone svela il futuro di Max e Ronaldo spazza via le voci, io resto qua. E ancora il tecnico ex Pescara prevede il divorzio tra il suo allievo e la Juve, avventura finita, comunque vada la Champions, ma CR7 zittisce chi lo definisce scontento a Torino. E nella parte sinistra Forza Donne, il Toro costa come un caffè, domenica col Chievo, biglietti a 1 euro. E ancora continuiamo a scendere, Coppa Italia prima semifinale, l'occasione Milan-Lazio senza difesa. Infine caso Pro Piacenza che ha infangato la città, un reportage sul club cancellato dal calcio. E da Vittorio Feltri giù le mani da Allegri, mentre a Parigi giochi pop con break dance. Ed infine per la Formula 1 la stagione di Sky, un anno a tutto gas, moto e superbike. E per quanto riguarda le testate nazionali, anche per questa giornata è tutto. Vi lascio adesso a qualche momento di pubblicità, ritorniamo subito dopo e andiamo a vedere quali sono i fatti che riguardano proprio il nostro territorio. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Uno dei più ambiziosi programmi italiani per la trasformazione di uno storico quartiere, simbolo dell'industrializzazione, in un luogo all'avanguardia per lavorare. Tecnocampus nasce dal progetto di riconversione dell'area industriale dismessa nel 1989 dalla fabbrica Pisana S.p.A. del gruppo francese Saint-Gobain. Un progetto che ha saputo rispettare l'architettura originaria del luogo, rendendola perfettamente funzionale alle attività di un terziario avanzato. Tecnocampus è un luogo vitale. L'albergo con il suo centro congressi da 1200 posti complessivi offre oltre 2500 metri quadri di aree espositive. L'attività convegnistica è destinata ad espandersi ulteriormente con la prossima apertura di un secondo centro congressuale da 2000 posti. A Tecnocampus si è tenuta la 9ª edizione del Forum Internazionale della Piccola Industria e ha ospitato l'Italian Film Market, la sezione del Drake International Film Festival riservata agli scambi di progetti e film. Tecnocampus offre uffici per realtà piccole, medie e grandi e permette di modulare gli spazi secondo le esigenze del cliente. Un centro facile, chi sceglie Tecnocampus ha davanti a sé un unico interlocutore che faciliterà al massimo le operazioni di insediamento. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta-Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro.
Arrivati in studio, pronti per affrontare le tematiche che riguardano proprio la regione Campania e partiamo questa mattina a sfogliare le prime pagine dei quotidiani online ed andiamo a vedere proprio che cosa ci racconta oggi la versione napoletana della Repubblica e partiamo con una notizia di cronaca. Ischia, messaggi per la senza tetto morta di freddo, perdonaci se puoi. E infatti vediamo proprio nell'immagine questa dicitura: ciao Renata, morta di indifferenza, soli 48 anni, perdonaci se puoi, i tuoi concittadini di Ischia. Non c'è firma sui manifesti mortuari comparsi sull'isola di Ischia all'indomani della tragica morte di Renata Amera, la senza tetto, trovata cadavere negli spazi esterni del Pio Monte della Misericordia, edificio abbandonato di Casa Micciola, con chiari segni di assideramento e ipotermia, una morte che ha lasciato l'isola ovviamente profondamente sgomenta. È anche colpa mia, ha scritto sul suo profilo Facebook il vice sindaco di Ischia, Luigi Di Vaia, mentre il primo cittadino di Casa Micciola, Giovan Battista Castagna, ha lamentato il mancato intervento dell'ASL sulla delicata e nella circostanza tragica problematica delle persone disagiate. Dice: abbiamo più volte scritto alle autorità competenti, non ultimo all'ASL, proprio sabato, visto il clima rigido che si prospettava, lo stesso provvedo spesso a far accompagnare clochard al centro di accoglienza all'ospedale. Noi siamo sempre vigili, ma spesso ci scontriamo con il silenzio delle istituzioni, deputati in realtà ad affrontare questi problemi. Sono 15 senza tetto sull'isola di Ischia, sui quali vigila la Caritas diocesana, che ha diffuso in queste ore una nota a firma del direttore Don Gioacchino Castaldi. La morte di Renata ci lascia tutti nello sconcerto più totale. Grande è il dolore della chiesa di Ischia, del suo vescovo Pietro, mio personale e di tutti i volontari Caritas che hanno avuto la possibilità di conoscere Renata. I volontari appunto dicono ancora: abbiamo avuto modo di accoglierla più volte al centro di prima accoglienza Giovanni Paolo II e ciò ci ha permesso di legare con lei una sincera amicizia, ma purtroppo non è bastato. Le storie di Renata e di tanti ospiti del centro sono scandite da tentativi di uscire dalle difficoltà, dal disagio in cui spesso si scivola nuovamente. Possiamo testimoniare che Renata ha provato a riprendere in mano la sua vita, ma purtroppo non c'è riuscita. Ed ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano da Repubblica, andiamo a vedere le altre notizie che raccontano la cronaca. Napoli, colpi da arma da fuoco contro la pizzeria Di Matteo ai tribunali. Quattro fori nella serranda di Di Matteo e su Selciato 9 bossoli indagati dai carabinieri. Gli investigatori indagano nell'ambito dello scontro in atto fra clan camorristi per il controllo del racket delle estorsioni. Non hanno sparato contro di noi, ma contro la città. Adesso chiediamo sicurezza, così i componenti della famiglia Di Matteo, la popolarissima pizzeria di Via dei Tribunali a Napoli, celebre per la pizza al libretto, mangiata dall'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton durante il G7 del 1994, presa di mira da colpi di pistola esplosi durante la notte tra domenica e lunedì. La prima pista al vaglio degli inquirenti conduce allo scontro in atto fra clan camorristi per il controllo del racket delle estorsioni. I carabinieri hanno rinvenuto infatti quattro fori conficcati nella serranda del locale e un totale di 9 bossoli sul selciato. I Di Matteo, una società di 10 persone con 30 dipendenti, escludono però che si tratti di un'azione mirata e nei prossimi giorni continueranno le investigazioni del personale addetto. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie di cronaca, ci spostiamo ad Avellino. Furto di farmaci antitumorali per oltre 1 milione, il Moscate chiede aiuto al Pascale. E infatti le immagini del sistema di videosorveglianza potrebbero adesso aiutare gli inquirenti a scoprire gli autori del clamoroso furto avvenuto all'interno dell'ospedale Moscati di Avellino, dove sono spariti farmaci antitumorali del valore di 1 milione di euro. Un furto senza precedenti che lascia perplessi rispetto ai sistemi di sicurezza previsti dall'azienda ospedaliera nella zona del nosocomio avellinese. La polizia scientifica avrebbe trovato tracce ematiche all'interno dei locali della farmacia ospedaliera, che è stata svaligiata dai medicinali oncologici per un valore complessivo che si attesta su 1.300.000 euro e sono sparite almeno 900 confezioni. Possibile che nessuno della vigilanza si sia accorto di nulla. Gli inquirenti ritengono che possa trattarsi in realtà di un furto su commissione.
dimensione, come già avvenuto negli ospedali di Lecce e di Trieste nei giorni scorsi. Stando a quanto si è appreso, il furto sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ma è stato scoperto solo lunedì mattina, quando gli addetti della farmacia hanno scoperto che il vetro di una finestra era stato rotto. Il manager del Moscati, Angelo Percoppo, per far fronte alla situazione d'emergenza, ha già chiesto l'aiuto all'Istituto Pascale, che garantirà la fornitura dei medicinali che mancano per non consentire ai pazienti oncologici così di poter continuare le terapie. Insomma, una vicenda che riguarda tante persone, visto che comunque chi afferisce a questo ospedale ha bisogno di quei farmaci che sono stati sottratti, si suppone ovviamente per una questione economica, e questo è sempre peggio, perché sono sempre i pazienti e le persone che hanno con sé, portano con sé una malattia, a doverne pagare le conseguenze. Cosa importante è riuscire però ovviamente a gestire questa situazione. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo su Il Mattino, andiamo a vedere ancora una notizia di cronaca e vediamo un'immagine: affittasi casa solo agli italiani, e infatti non si affitta agli stranieri, la città si divide su questo annuncio. Stiamo parlando di Eboli, solo ai referenziati italiani si affitta casa, e questo è il secondo annuncio in ordine di tempo, in questo tempo anacronistico che sembra andare indietro accartocciandosi su se stesso invece di andare avanti ad aprirsi al resto del mondo, che compare ad Eboli. Annunci immobiliari che escludono una fetta di affittuari, ossia gli stranieri. Se per tutti rimane complicato dunque trovare un lavoro, una casa e magari costruirsi una famiglia, per lo straniero diventa addirittura impossibile. L'annuncio pubblicato online ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, dividendo i navigatori in rete. Da una parte c'è chi si schiera a fianco del proprietario di casa che vuole solo italiani nelle sue stanze, dall'altro chi si indigna, chi vuole a tutti i costi creare una rete di resistenza agli episodi di discriminazione che avvengono con cadenza costante sul territorio. Dall'agenzia immobiliare sottolineano di essere degli intermediari a servizio dei clienti, che come tali devono dare ragione al cliente. Il proprietario, che sottolinea le sue preferenze tracciando l'identikit del perfetto affittuario, non trova concorde questo modus operandi. Il movimento L'Italia che resiste, un movimento nato spontaneamente dalla volontà di alcuni cittadini di mettersi insieme per creare una rete civica attiva. Insomma, la Napoli, ma non solo Napoli, è l'Italia che è spezzata da questa duplice traiettoria. Ovviamente questo accade a Napoli e si parla di stranieri, ma molto spesso abbiamo visto nei mesi passati che proprio al nord la stessa e medesima vicissitudine coinvolgeva proprio i meridionali. Non si affittano case ai meridionali. Insomma, due situazioni che in due località diverse rappresentano la stessa situazione, ma forse vista e con due pesi assolutamente diversi. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, continuiamo a parlare di cronaca. Ieri abbiamo visto una notizia che riguardava un immigrato che si trovava in ospedale e una donna che gli diceva muori, 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 ma vediamo che adesso quella frase non era rivolta all'immigrato. Infatti, non ti devi far vedere più qui, devi morire, devi morire, devi morire. Le frasi dell'infermiera dell'ospedale di Mercato San Severino non erano rivolte a Rachidi, livoriano ventenne, che domenica alle 3 del mattino si è presentato accompagnato dal 118 per un dolore al petto, e quanto accertato a conclusione di una istruttoria avviata nella stessa giornata di domenica dal direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi, Giuseppe Longo. In una nota infatti si precisa che non emergono comportamenti o atti assunti dal personale in servizio riferibili ad episodi di razzismo, ma il video c'è e le parole sono state proferite. Per questo motivo adesso un'infermiera sarà sottoposta a procedimento disciplinare. Non è importante il colore della pelle, lasciano intendere dalla direzione di San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, ma certe cose non si dicono a nessuno, e soprattutto in ospedale. Insomma, questa è la vicenda che adesso avrà altri risvolti, soprattutto per l'infermiera che ha pronunciato quella frase. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo sul quotidiano online Caserta News e andiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano. Partiamo dalla cronaca: inferno di fuoco nella fabbrica, due feriti. Andiamo a vedere proprio questa notizia in apertura di giornale, ed eccoci qua.
Vediamo direttamente che cosa è accaduto. Un inferno di fuoco, quello che si è sviluppato nella serata di ieri in alcuni locali adibiti a fabbrica per scarpe ad Aversa. Il rogo è divampato verso le 21 in via Achille Grandi, una traversa lungo la variante. Le fiamme in pochi minuti hanno avvolto quasi tutto lo stabile. Subito è scattato l'allarme e la telefonata ai vigili del fuoco, che si sono portati in zona con ben 4 squadre che ieri sera erano ancora al lavoro per cercare di domare le fiamme. Almeno 2 persone sono rimaste ferite. Non sono ancora chiari i motivi alla base dell'incendio, sarà possibile effettuare una verifica adesso che le fiamme sono state domate. Sul posto intanto sono giunti i carabinieri della compagine di Aversa. Ed ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano da Caserta News, ancora manette, pusher arrestati nell'auto truccata per il trasporto della cocaina. Nella vettura i carabinieri hanno trovato un vano comandato con un pulsante elettrico, pensate, una tecnica per nascondere la droga. Ed ancora da Trento alla Ducenta, carabinieri negli uffici del Comune Giallo su alcuni atti introvabili, militari al lavoro per tutta la giornata con i dipendenti. E andiamo a vedere anche questa notizia, eccola qua, vediamo che infatti sono state oltre 8 ore in municipio, nell'ufficio tecnico e in quello dei lavori pubblici, lavoro incessante dei carabinieri che dalle 12 ieri sono stati al comune di Trento alla Ducenta per prelevare alcuni atti richiesti dalla procura di Napoli Nord. 6 militari in borghese, pochi minuti dopo le 12 infatti sono entrati in municipio e sembra che da quel momento abbiano seguito a vista ogni dipendente dei 2 uffici perché ci sarebbero i documenti relativi ad alcuni appalti che sarebbero scomparsi. I dirigenti infatti erano alla ricerca di queste carte richieste dall'arma, ma dopo ben 8 ore non sono riusciti a trovarle. E i carabinieri potrebbero anche essere costretti a restare in municipio finché non verranno fuori questi faldoni contenenti i documenti ricercati. Ancora continuiamo a vedere la prima pagina di Caserta News, andiamo a vedere quali sono gli altri fatti in primo piano, eccolo qua la tragedia, addio Vincenzo, il dolore degli amici porta la felicità in paradiso. E in maltempo, vento e gelo, escursione termica da record nel casertano. E attualità, vediamo quali sono i danni nelle scuole, ancora chiusura per verificare quali sono i danni più pregnanti. E vediamo infatti che non c'è pace per gli studenti e gli istituti scolastici di San Felice a Cancello. Il vento forte che si è abbattuto nell'ultimo weekend ha provocato gravi danni ad alcuni plessi degli istituti scolastici comprensivi, li vediamo proprio nelle foto, Aldo Moro e Francesco Gesuè, che hanno spinto la commissione straordinaria composta da Esposito, Cappiello e Monico ad ordinare la chiusura delle scuole anche per la giornata di oggi. Una disposizione utile per proseguire l'attività di verifica dello stato dei luoghi di tutti i plessi scolastici del territorio e provvedere alla messa in sicurezza degli stessi in modo da garantire l'incolumità degli alunni e di tutto il personale scolastico. Ed ancora ritorniamo sulla prima pagina di Caserta News ed andiamo a vedere ancora gli altri fatti in primo piano. Ecco, a Villa Literno la decadenza di 2 consiglieri diventa adesso un giallo politico. Ed infine la sentenza, ricatti 8 per i soldi, condannati 2 vicine di casa. 2 vicini di casa, le vittime adescate, della trappola della coppia costretti a pagare. Ed infine la sentenza, ucciso per vendetta dal clan, ergastolo a Schiavone. Per i giudici fu portavoce del boss ed ordinò l'agguato di Cecora. Ancora ci spostiamo su un altro quotidiano online, andiamo a vedere i fatti in primo piano su Caserta prima pagina. Muore a 29 anni nello schianto alla rotonda, un drammatico incidente avvenuto in viale Carlo III, un giovane di soli 29 anni, Vincenzo Pieretti, originario di Caserta, è morto nello schianto. Ed ancora salta la villetta armato di coltello, bloccato dopo la fuga, andiamo a vedere proprio questa notizia. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sessa Lunca, unitamente a personale della locale stazione, hanno proceduto all'arresto del cittadino francese Lambolì Christian Alexandre, 53enne, senza fissa dimora. L'uomo nel tardo pomeriggio di domenica si era introdotto in una villetta estiva all'interno di un condominio residenziale in località Baia Azzurra, dove è stato sorpreso però dal custode
e al fine di garantirsi la fuga lo ha minacciato con un coltello a serramanico. La sua fuga però, avviata lungo la spiaggia del litorale Domizio, è durata ben poco, visto che è stato subito bloccato e disarmato dai carabinieri allertati dal custode. Il coltello recuperato è stato sottoposto a sequestro. La Bolia è stato accompagnato presso la locale circondariale di Santa Maria Capovetere a disposizione delle competenti autorità giudiziarie. E per quanto riguarda i fatti in primo piano, nella rassegna stampa di oggi è tutto. Vi do appuntamento a domani, vi ringrazio per essere stati con noi. Ne approfitto per ringraziare Tecnocampus, che come ogni giorno ci offre la possibilità di stare con voi, e a voi tutti auguro una meravigliosa giornata. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.